Salve a tutti, benvenuti sul mio canale, io sono Mr. Camarion. Prima di mostrarvi che cos'è questo oggetto, vi devo chiedere una cosa importante. Vi chiedo di divulgare il mio nickname affinché altri possano iscriversi al mio canale. Il motivo principale è il fatto che con YouTube guadagno il necessario che mi serve per sviluppare i miei progetti, non per vivere, perché per vivere ho un lavoro principale. Quello che guadagno con YouTube mi serve per attingere soldi per realizzare i progetti che possono essere utili a voi e non solo a me nella vita quotidiana, come l'oggetto che andrò a illustrarvi. Quindi, detto questo, iscrivetevi, fate iscrivere e divulgate. A posto. Adesso questo oggetto qui che ho mostrato prima non è altro che uno stabilizzatore video meccanico per i nostri dispositivi multimediali, che sia una GoPro, una macchina fotografica. In questo caso io ho fatto in modo di utilizzare una GoPro. Non guardate il colore, che avevo soltanto il marrone perché avrei preferito il risciallo nero che era meglio, e mi sono arrangiato con questo colore marroncino. Ovviamente questo è stato stampato con la mia stampante 3D, e per i cuscinetti ho utilizzato cuscinetti da un diametro di 1 centimetro 2 centimetri, cioè 1 centimetro centrale, 2 esterno. Quindi adesso vi mostro prima come montare l'asta principale, cioè questa qui, perché questa asta qui è in metallo. Vi faccio vedere come adattarla al vostro tipo di dispositivo. Quindi segue adesso un video. Bara filettata 15 cm M5, andremo a posizionarlo dentro a un tipo di dispositivo come questo qui, visto che la misura non è identica, perché questa qui non riuscirò a trovarla. Andremo a metterci della colla a caldo. Adesso all'altezza di 5 cm andiamo a mettere un dado e una rondella. Quindi. Preso una classica bottiglia da tè, che ha praticamente il tappo molto grande. Qui ho fatto un foro da 4,5 mm, che ci serve appunto per dare maggiore presa con la barra filettata da 5 mm. A questo punto possiamo andare a fare un collaudo in strada e vedere come si comporta questo stabilizzatore.
Allora, come avete visto dal video, sul campo va benissimo. Infatti ha un'ottima stabilità orizzontale, invece per quella verticale no, perché comunque sia deve muoversi secondo le mie necessità. Se io voglio orientare il video verso l'alto e il basso, comunque deve avere questo movimento. Come contropeso in basso, come avete visto, io ho usato questa bottiglietta, all'interno ci ho messo del cemento, diciamo colla cementizia. Infatti sta facendo ancora fatica da asciugarsi, la prossima volta utilizzerò del cemento che farà prima. Infatti non è che pesa tanto. Comunque smontato, adesso ve lo smonto, ecco qui, smontato, diventa piccolino, è girato, entra benissimo nella borsa, quindi non ha la necessità di essere smontato come quello che ho visto in giro su internet. Infatti ci ho lavorato molto su questo tipo di progetto e ho fatto in modo che la struttura sia ben forte, ben salda. Questo qui praticamente è un prototipo. Anche la mascherina che ci ho costruito, quella lì originale, aveva uno spessore di 1 mm e non dava molte sicurezze, anche perché bisognava metterci una fascetta mentre la camera, invece questo qui ci entra dentro e la camera non esce. Niente, a questo punto vi lascio a voi una buona giornata, vi ricordo di lasciare un like, di iscrivervi se non l'avete fatto, e in descrizione troverete anche il file di questo progetto. Se poi non avete una stampante 3D e non avete la possibilità di stamparlo, ci possiamo mettere d'accordo, me lo chiedete in descrizione, oppure se vedete c'è anche la mia mail nelle descrizioni del canale, e magari ve lo stampo io e vediamo un po' quando viene a costare. Magari fosse un domani mi apro anche un negozio su eBay dove potrò stampare questi progetti e qualche altra cosa. Ovviamente non utilizzerò il marrone che è squallido, ve lo vernicerò in colore marrone. Ok, arrivederci e buona giornata.